È rientrato in Veneto Angelo Zen, purtroppo all'interno di una bara che ne custodisce le spoglie dopo il ritrovamento del corpo del consulente orafo di 61 anni, morto a seguito delle scosse del terremoto di Turchia e Siria, unico cittadino italiano senza origine dei luoghi della catastrofe rimasto vittima del sisma. Sabato lo sbarco della salma all'aeroporto Marco Polo di Venezia, poi l'affido ai familiari e la camera ardente allestita a Romano De Zelino in attesa del nulla osta per il funerale, che da quanto filtra si terrà in forma privata. Tutto questo ormai quasi 2 settimane dalla data di morte di Zen, rimasto sepolto tra le macerie. Nella città di oltre 1 milione di abitanti del sud della Turchia, dove Angelo alloggiava dal giorno precedente in visita di un controllo per affari. Dalla sera del 5 febbraio nessuno tra la famiglia d'origine di Romano e il veneziano aveva più avuto sue notizie. Il 61enne lascia la moglie, con lei negli ultimi tempi viveva a Martellago. Era un viaggiatore abituale per motivi di lavoro in Italia e all'estero. Destino crudele che gli è toccato lo ha fatto giungere proprio nell'epicentro del sisma più catastrofico del secolo. Ad individuare la salma di Zen sono stati i vigili del fuoco inviati con il contingente italiano dei soccorsi nella zona del disastro.